Cari amici, stiamo vivendo il Natale in famiglia, come ogni anno, certamente, più di ogni anno, in modo evidente, per le circostanze particolari, per quest'anno difficilissimo che sta per concludersi, per le restrizioni che sono forti, ma il Natale è strettamente legato alla famiglia. Non solo per tradizione, tantomeno per poesia o magia, per la sua verità, per la sua realtà di fondo. Il Natale è la festa primordiale della famiglia. Ogni famiglia è invitata a ritrovarsi con se stessa per celebrare questo mistero grande che ci appartiene, che ci riguarda, la nascita del Salvatore. Come credenti abbiamo cercato di non far passare questo appuntamento in modo superficiale. Chi ha potuto si è recato a messa, non c'è stata la messa della notte di Natale, ma nella sera della vigilia abbiamo celebrato nelle nostre comunità, nella misura del possibile, l'Eucaristia in attesa del Signore che viene, perché crediamo che viene. E poi abbiamo aspettato la mezzanotte, tradizionalmente legata alla nascita del Salvatore, al di là dell'orario è secondario questo, quanto è importante vivere un momento nelle nostre case, che sono ridiventate come a Pasqua, ricordate, protagoniste dell'evento, perché è in famiglia che accogliamo il Signore, è lì che lo aspettiamo, è lì che impariamo a riconoscerlo anche nelle difficoltà, uniti nella fraternità, nella relazione che ci fa sperimentare tutti fragili e bisognosi di aiuto, nel prenderci cura gli uni degli altri. Ecco il Vangelo di questa domenica, la festa della Santa Famiglia. Ci presenta la famiglia di Gesù. Leggiamo di questo lungo brano una frase espressiva, assai significativa anche per noi. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Il padre e la madre, ecco la famiglia di Gesù. Gesù è al centro, come ogni vita che nasce, come ogni bimbo che ha bisogno di premura, di attenzione, di tutto ciò che è necessario per essere inserito nella vicenda umana. È il padre e la madre che vivono gli eventi qui descritti con stupore, cioè con fiducia in Dio, non con superficialità. Ecco l'atteggiamento fondamentale che dobbiamo recuperare anche noi, la fiducia in Dio, non la superficialità. Anche nelle ristrettezze economiche, sociali, politiche, il momento è difficilissimo per noi, lo era anche ai tempi di Gesù, per la sua famiglia e per il suo popolo. Questa famiglia, il padre, la madre di Gesù, Maria e Giuseppe, che il Vangelo ci presenta nel Tempio per rispettare la legge del Signore, presentando questo bambino per riscattarlo, il primogenito, la legge ebraica così prevedeva. È del Signore, gli appartiene, offrivano le famiglie povere come quella di Gesù, offrivano una coppia di tortore, due giovani colombe e riconoscevano così che il figlio non solo era dono di Dio, era suo. Chi più di Maria e Giuseppe lo sapevano? E gli apparteneva e loro lo ricevevano così, gratuitamente e nella gioia dei figli che si sentono investiti di una grande responsabilità. Ma non sono soli Maria e Giuseppe, proprio lì nel Tempio, l'Evangelista lo annota, mentre compiono questo rito che li aiuta a porsi nel modo giusto, non solo tra di loro, ma nei confronti del figlio che gli è stato affidato, compaiono due figure importanti, anziane, i saggi, profeti, uomini e donne di Dio, il vecchio Simeone, guidato dallo Spirito, che si reca al Tempio e prende tra le braccia il bambino, è un'icona bellissima. Lui che oramai è privo di forze, quasi non ci vede più, può ringraziare Dio, che è stato fedele alla sua promessa, gli ha fatto vedere colui che sarà luce, non solo per Israele, ma per tutti i popoli. Come non stupirsi? Dobbiamo stupirci di Gesù.
Dobbiamo anche noi partecipare di questa meraviglia. Il Vangelo è al centro della vita delle nostre famiglie, anche oggi in questa difficoltà che viviamo come sempre. E Lui viene come luce e Maria si sente rivolgere parole intense e profetiche. Anche per te che ascolterai, che seguirai, ci sarà una spada del dolore, del sacrificio, dell'offerta per essere unite a Gesù. Siamo uniti a Gesù nella gioia e nel dolore. Pronte le nostre famiglie a vivere non solo la tradizione del Natale, ma il dono del Natale, che è Gesù a casa nostra, nei nostri rapporti, la forza della vita. Ed ecco l'altra figura profetica, la profetessa Anna, anziana, vedova, non si allontanava dal Tempio, 84 anni, una delle poche volte che conosciamo l'età, molto avanti negli anni per quel tempo. E questa donna, non sentiamo la sua voce, non sappiamo che dice, ma avendo riconosciuto in quel bambino l'atteso di Israele, loda Dio, benedice il Signore e contagia della sua gioia tutti. Le nostre famiglie, figli, genitori, gli anziani, i nonni, pensiamo ai tanti anziani soli, sofferenti, non solo negli ospedali, nelle case di riposo o a casa loro per chi non ha potuto ricongiungersi. Pensiamo a chi ha difficoltà, ferite. Ci siano profeti nelle nostre comunità, cioè persone che trasmettono la speranza, che riconoscono la fedeltà di Dio attraverso la novità del Vangelo che viene a riconciliarci. Non sono belle parole, non sono auguri che ci lasciano tale e quale, sono una trasformazione reale della nostra vita. Perciò il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Non significa che gli era tutto chiaro, come non è tutto chiaro per noi. Il futuro non lo conoscevano, come non lo conosciamo noi. L'avrebbero dovuto costruire. Una cosa era certa, il Signore sarebbe stato con loro sempre, nella fedeltà e nella novità dell'azione del suo Spirito. Cresce la nostra fede? Siamo pronti a appoggiare la nostra storia in questo nuovo anno, al di là di previsioni, pronostici, di attese, sul Signore e quindi sulla nostra responsabilità? Si conclude questa lunga pagina del Vangelo che ci fa entrare nella storia oscura, perché non la conosciamo, ma luminosa, perché abitata da Dio, della famiglia di Nazareth, con il ritorno a Nazareth, dove il bambino cresceva, ordinariamente si fortificava, pieno di sapienza, il dono di Dio, la grazia di Dio era su di lui. E la crescita nella esperienza umana e nella fiducia in Dio, che gli permetterà di annunciare al mondo che il regno di Dio è vicino. La famiglia di Nazareth è testimone di quest'opera del Signore e aiuta, collabora per quello che può, a partire dallo stupore e lasciandosi guidare dalla fede. Le nostre famiglie, in questi giorni belli, dove siamo più facilitati anche per le costrizioni a ritrovarci insieme, in questi giorni intensi e anche difficili, sono capaci di aprire il cuore a Dio? Ce lo auguriamo a vicenda e lo chiediamo a Lui in questo giorno dedicato alla sua famiglia e alle nostre famiglie, che sia veramente l'occasione preziosa per riscoprire la missione che abbiamo ricevuto, essere collaboratori del Signore, il dono che ci è stato fatto, la presenza di Gesù in mezzo a noi e la via che dobbiamo seguire, l'umiltà nel servizio e nell'amore fraterno. Buona domenica della Santa Famiglia, a tutti, nella gioia del Natale.